Ciao, ci siamo visti poco fa, quindi non ho avuto il tempo di ricambiarmi, ma sono come ero nel video del Fahrenheit 32. Mazza, che freddo che fa stasera. Non so da voi, ma qua fa veramente freccio, nonostante sia acceso i caloriferi. Scusate, faccio il cafone. Spegniamo la televisione. Allora, questo è un video. Chiaramente su che cosa? Sui profumi, anche questo, però sui profumi che vorrei per la mia collezione che mi mancano. Ogni volta che io compro un profumo dico sempre l'ultimo, e l'ultimo, e l'ultimo, e l'ultimo, e invece io ho sempre quello che vorrei, quello che mi manca, no, è l'ultimo, è l'ultimo, poi salta fuori un altro, quello. Insomma, nel frattempo, se mi permettete, anche se non mi permettete, me lo bevo lo stesso il caffè, scusate, però. Per stare un po' su, un bel cafferino ci sta. E niente, quindi io per concludere forse un giorno la mia collezione, volevo dirvi i profumi che vorrei tanto, che mi mancano. Allora, ne ho veramente tanti, quindi vedo che l'obiettivo è sempre più lontano perché ogni volta ne salta fuori uno, due, tre, cinque, dieci, cento, mille. Vabbè. Allora, un profumo che mi manca per completare la collezione dei Code, che chiaramente non ho tutti gli Armani Code donna, ma perché ad esempio so che era uscita una versione che forse non è uscita neanche in Italia, che non vorrei dire una stupidaggine, mi sembra che si chiami Armani Code Turquoise, che la boccetta appunto è color turchese, azzurro, deve essere sicuramente un'edizione estiva o comunque qualcosa, uno fresh o qualcosa del genere. Non ce l'ho, però vabbè, quello non è che mi interessa. Vorrei il Eau de Toilette, perché io l'Eau de Toilette l'ho avuto nel 2007, l'anno dopo che è uscito, ed è molto molto differente dall'Eau de Parfum. Perché? Perché tante volte ho notato che dei profumi tra Eau de Toilette e Eau de Parfum, spesse volte capita che cambia semplicemente l'intensità. Che bene o male la fragranza è quella. Invece, tante volte cambiano proprio delle note nella testa, nel cuore. Invece, di solito nel fondo rimangono più o meno simili e rimangono fedeli al Eau de Parfum o viceversa. Invece, mi ricordo che l'Eau de Toilette dell'Armani Code Woman è molto, molto diverso dall'Eau de Parfum perché rimane molto più agrumato, se non ricordo male, molto più acquatico anche come genere, era molto molto buono, me lo ricordo acquatico, anche se di solito appunto quei profumi un po' freschi, acquosi, acquatici, non so come definirli, non sono il mio, ma quello era veramente buonissimo, con un buon fiore d'arancio che si sentiva bello intenso all'inizio, in apertura, molto agrumato e acquatico, sì, molto molto buono. Quindi di quelli del Code quello mi manca e lo vorrei prendere. Poi, il primo profumo in assoluto che ho avuto è stato il Versace Jeans Blu, che è un profumo che ho usato per diversi anni, ma ai tempi non ero ancora così appassionato di profumi, me lo mettevo quando sento quel profumo, torno ai ricordi di quando ero piccolo, perché è stato il primo profumo che usavo, diciamo così. E non so perché, ma come voi sapete, sono molto appassionato di vintage e io praticamente vado al contrario, invece che rimanere a passo con le cose, cioè torno indietro cioè io non ho mai visto il Versace, cioè al momento sul mercato so che c'è il Versace Blue Jeans, che è quello che appunto dicevo io, e il Versace Red Jeans, che è la versione femminile. So che in passato ci fu diverse edizioni di questi Versace jeans, di cui una versione duo che uscì in contemporanea, che era il Versace Green Jeans e il Versace Yellow Jeans, di cui Yellow femminile e Green maschile. Entrambi hanno delle note molto interessanti, che ho letto le loro piramidi olfattive. Vorrei molto acquistare questi due, anche perché sono dei vintage che mi interessano, che non ho mai visto, ma anche quelli, ahimè, online costano una fucilata, quindi non so mai cosa fare. Cioè, sì, potrei dirli prendo più avanti, perché ogni volta dico,
prendo quello, prendo l'altro, insomma, poi alla fine prendo altre cose e non posso spendere tutti i soldi dello stipendio in profumi perché, cioè, sinceramente non me lo posso permettere. E anche comunque non abitassi con i miei o cose così, cioè non potrei spendere 1.000 euro di profumi, magari 900, no scherzo. E quindi boh, due sono quelli lì che mi interesserebbe molto. E a volte, cioè a volte, in questo caso, dato che non avrei possibilità di testarli, provarli, visto che non ho mai avuto, cioè mi fiderei proprio delle note che ho letto di questi profumi e acquistarli direttamente, perché so che sarebbero dei profumi che a me potrebbero piacere, perché lo Yellow Jeans ha dentro, come al solito, della vaniglia, del bergamotto, quindi sono profumi con essenze che a me piacciono. Il Green Jeans, che è il maschile, ha dentro delle note di menta, lime, cedro, e anche quei profumi lì a me piacciono. Quelli lì verdi con quelle note un po' erbose, maschili, un po' particolari. Tra l'altro, ho visto online una confezione con tutte le boccette, l'edizione quella, il green, lo yellow, il red, il blu, il white jeans e il black jeans. Erano insomma, la latta con dentro le 6 miniature, ma anche quella costava un cifro, quindi. Lasciamo stare, poi io non amo, anche se sono miniature carine, le cose splash, perché non riesco a capirli bene i profumi se sono splash. Io ho bisogno di spruzzarli, di vaporizzarli, perché lo splash è scomodo, non è bello. Ad esempio, un altro profumo che adesso, per arrivare a dirvi di un altro che vorrei assolutamente, sarebbe lo Shalimar, ma lo Shalimar, quello del 1925, o comunque la boccetta che fu lanciata lo Shalimar, che fu creato da Jacques Garlain, e la boccetta che fu ideata da Raymond Garlain, la prima e vera boccetta del classico originale Shalimar, che poi fu prodotta fino agli anni 60, 70, non mi ricordo esattamente, che io la prenderei semplicemente perché è meravigliosa. Però anche lì il discorso è che lo terrei da collezione. Perché? Perché comunque è una versione splash. Io ho già lo Chanel 19, che nella boccetta splash non si può applicare. Cioè, io non so come li usavano una volta questi profumi, ma parlavo oggi con un signore che ha una profumeria, che mi diceva che una volta lo applicavano delicatamente, o anche l'uomo sul fazzoletto, che poi metteva nel taschino dello smoking, insomma, non lo so, ma il profumo una volta non si vaporizzava. E io dico, ma la scia, le cose, come fai se non lo metti sulla sciarpa? Cioè, è diverso vaporizzare un profumo rispetto a che tamponarlo da un tappino, non lo so. Boh, secondo me sono prettamente la collezione, per come la vedo io adesso, che non sono di altri tempi, e non lo so, lo vedo molto scomodo la versione splash. Quindi l'Armani Code Woman Eau de Toilette, questi due Versace jeans, il green, lo yellow, lo Shalimar, quello è proprio in assoluto per la bellezza. Tra l'altro, so che la versione anni prima degli anni 90 erano usate delle materie completamente diverse rispetto allo Shalimar di oggi, che è molto più sintetico, quindi, cioè, di sentire praticamente il vero, vero Shalimar, che era quello di una volta. Chissà quello del 1925 com'è, sarà una meraviglia. Chi ce l'ha ancora, chi è fortunato, chi ha la boccetta, la collezione lì, che lo terrà come un oracolo. Quindi questi. Un altro che vorrei reperirmi a scorte, che cerco sempre di prendermeli è il Midnight Poison. Quello ne vorrei avere centinaia e centinaia di boccette, perché avrei sempre paura di finirlo. Anche se ne avessi 200 boccette, anche la 199esima avrei paura di terminarla. Quindi, vabbè, sono ossessionato, bacato, tarato nel cervello. Quindi, insomma. E poi cos'altro? Un altro da collezione che vorrei, che quello è introvabile, è l'Hypnotic Poison, uscito nel 99, cioè l'Hypnotic è uscito nel 98, l'Hypnotic Poison, ma questa edizione che vi sto per dire mi sembra nel 99, forse nello stesso anno, limited edition, rarissimo,
Hypnotic Poison, Diable Rouge, che era sempre splash, chiaramente anche quello, bellissimo, Eau de Parfum, che non è però come l'Eau de Parfum di oggi, perché era diverso, era uguale, identico all'Eau de Toilette, ma in versione più intensa. Invece l'Eau de Parfum dell'Hypnotic Poison di oggi ha una piramide olfattiva molto diversa dalla piramide olfattiva dell'Eau de Toilette classico dell'Hypnotic Poison. Poi cos'altro? L'esprit de parfum in Poison, quella è stata una chicca che mi sono concesso, quindi questo sarebbe stato nella lista, ma questo sono riuscito a comprarmelo. Di altre varianti, il Gucci by Gucci che ce l'ho, l'eau de parfum vorrei, l'eau de toilette, che la boccetta non marrone ma rimane trasparente, un po' come quella del Premier eau de toilette, è molto simile alla boccetta trasparente. E poi cos'altro? Mi piace moltissimo, la vorrei come boccetta, ma il profumo non mi piace per niente. Le Bijoux du Dragon di Cartier, perché il profumo è molto molto patchouli, ma patchouli bello e anche ambra forse, e quindi per me no. Non dico schifo perché non si dice, ma non è proprio il mio. Poison classico, Edith, no, EDT, EDT il classico, EDC Eau de Cologne, nella boccetta più trasparente, sul lilla trasparente, anche quello raro, vintage, fuori produzione da una vita, perché è una versione più delicata del Poison classico che io amo. E poi, cos'altro? Armani Code Elisir de Parfum, perché ce l'ho ma mi sta terminando, anche quello è bellissimo e quando finirà mi metterò a piangere. E poi di altro penso che basta, beh insomma non sono neanche pochi tra l'altro. Ah, il Tendre Poison, anche quello costosissimo, anche quello ne vorrei avere qualcuno in più, perché quello è un profumo che uso quando voglio una botta di vita, un cambio, un change, qualcosa di un po' frizzantino, quello è buono, infatti ce ne ho, però non lo uso perché ho paura di terminarlo, cioè io mi prendo le cose e poi non le uso perché ho paura del terrore di finirle, quindi che cavolo le prendo a fare, faccio prima non prenderle, così non spendo soldi, così vabbè, insomma. Comunque questo è il discorso. Niente ragazzi, con questo ho terminato i miei desideri di quelli che vorrei. Se mi verranno in mente degli altri ve lo dirò e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!